E l'unico messaggio che noi dobbiamo dare forte a tutti i cittadini, non solo della nostra Carfagnana, ma di tutto l'intero paese, è che l'unico antidoto è lavorare sulla vulnerabilità degli edifici. Tanto più gli edifici sono in grado di sopportare i terremoti attesi e tanto più noi diamo delle risposte. Ad oggi, al di là delle percentuali statistiche, la differenza, e lo ribadisco per l'ennesima volta, la fa la vulnerabilità di un territorio. Se io sto in un edificio che è stato costruito in maniera corretta e in maniera adeguata per quel territorio, io non sto con il patema d'animo di aspettare se arriverà o non arriverà il terremoto, né il sistema di protezione civile è in grado di dare indicazioni di questo tipo. Che cosa deve fare un sistema di protezione civile attrezzato? Quello di avere dei piani di protezione civile, perché tutte le nostre procedure, mentre per quanto riguarda il rischio idrogeologico, idraulico, sono procedure che prevedono anche un prima, tutte le procedure di protezione civile per i terremoti prevedono solo il dopo, cioè al verificarsi di un terremoto, a seconda della magnitudo, scattano tutta una serie di meccanismi di procedura. La Toscana, il 75% dei comuni ha un piano almeno sulla carta, il 25% non ce l'ha. Noto anche che il mio comune di origine, Montignoso, a spregio della mia persona, non ha un piano di protezione sulle sfere. Se voi siete andati a vedere i programmi, se vi è capitato di ascoltare qualche talk show o qualche comizio, vi sarete resi conto che i temi della protezione civile, i temi della sicurezza del territorio erano assolutamente marginali, se non assenti, nei programmi politici. Ora, siccome i politici tutto sono tranne che kamikaze, e tutto sono tranne che persone che, soprattutto come dico io nella stagione delle promesse, non vanno ad intercettare quelli che sono gli argomenti che la gente sente, allora vuol dire che la gente questi argomenti non li sente, o li sente sempre e comunque all'esito della disgrazia che gli capita sul calcagno. Il tema della cultura di protezione civile, della cultura di messa in sicurezza del territorio, della cultura della salvaguardia del proprio territorio, sono temi che in questo paese hanno ancora grande difficoltà ad affermarsi. Questo è il vero, come dire, il vero dato di arretratezza di questo paese. Poi noi negli anni abbiamo sviluppato, come dire, il sistema di protezione civile in questi 30 anni ha fatto passi da gigante, ma a fronte di un paese ancora fortemente insensibile e ancora fortemente arretrato su questi temi. Il nostro modello di volontariato organizzato di protezione civile è un unico nel mondo, e di questo noi non solo dobbiamo essere fieri, ma dobbiamo anche essere consapevoli che tutto questo ci consentirà di affrontare le disgrazie in maniera adeguata. E anche nell'ultimo terremoto dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, siamo riusciti a movimentare decine di migliaia di volontari che hanno garantito, guardate, i volontari ci consentono il mantenimento dei campi di accoglienza e quindi ci consentono quella risposta essenziale nelle fasi iniziali all'esito di un evento di terremoto, che altrimenti gestite costerebbero alla collettività delle somme assolutamente non gestibili. Ecco perché dico, e non per spot, e non per slogan, che investire in volontariato è il modo più intelligente nel momento, soprattutto in cui il Paese vive una condizione di grande sofferenza. Io immagino che il volontariato non sia soltanto quel preziosissimo strumento che il sistema utilizza nella fase della gestione delle emergenze, ma sia un elemento di contaminazione. Guardate, l'iniziativa che è nata quasi in maniera carbonesca ormai 2 anni fa, in 9 piazze, l'anno scorso ne abbiamo fatto in 100, quest'anno saremo 205 piazze, che è terremoto io non rischio, è
il, come dire, è la risposta a quello che io immagino possa essere il volontariato organizzato di protezione civile nel futuro.